Le libere professioni sono una componente di ogni società democratica. I servizi di questo settore riguardano aspetti essenziali per la vita, la salute e i diritti delle persone. In non pochi paesi, per alcune professioni, sono imposti prezzi regolamentati che possono essere utili allo scopo di proteggere i consumatori. La semplificazione amministrativa è una delle priorità dei liberi professionisti, i quali vi investono perciò ingenti risorse umane e finanziarie, senza peraltro percepire alcuna forma di compenso a carico delle finanze dello Stato. Le libere professioni racchiudono un notevole potenziale di crescita per l'occupazione e il PIL. Il settore delle libere professioni riveste una cruciale importanza per le opportunità occupazionali offerte ai giovani che scelgono un futuro di libera imprenditorialità e investimento nelle proprie conoscenze. Queste non sono affermazioni del nostro presidente Armando Zambrano, non sono nemmeno affermazioni di qualunque altro leader delle professioni ordinistiche del nostro paese e di altri paesi europei. Queste sono le considerazioni finali che il Comitato Economico e Sociale Europeo ha sottoscritto lo scorso 25 marzo e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Europea lo scorso mese di luglio, alla fine di una ponderosa ricerca che ha riguardato tutti gli ordinamenti professionali in Europa. Queste affermazioni dimostrano che a livello europeo è cambiato il punto di vista con il quale si guardano le libere professioni. Non è più sugli aspetti della regolazione del mercato né sugli aspetti della liberalizzazione dei servizi che l'Europa guarda alle libere professioni, ma le guarda come il protagoniste per lo sviluppo economico e per l'occupazione degli Stati membri. Le libere professioni, infatti, registrano in termini sia di occupazione che di sviluppo un trend positivo. La stessa ricerca svolta dal Comitato Europeo dimostra che dal 2008 al 2012 i liberi professionisti siano passati da 4,5 milioni a 5,2 milioni, di cui 1 milione è italiano, cioè l'Italia è il paese con il maggior numero di liberi professionisti. Ancora non abbiamo fonti certe o comunque statistiche così attendibili che ci consentano di stimare quanto sia il contributo delle libere professioni sul PIL. Però lo stesso Comitato Europeo stima questo contributo nell'ordine del 10% del PIL. Ma le libere professioni, quindi c'è una dinamica assolutamente positiva del sistema professionale europeo e c'è anche una trasformazione del mercato dei servizi professionali. I servizi professionali richiesti sono sempre più spesso servizi specializzati che richiedono competenze multiprofessionali e che devono essere realizzati in un mercato particolarmente competitivo e aperto. Ciò determina una modifica delle forme tradizionali dell'esercizio dell'attività professionale. Aumentano le dimensioni degli studi professionali. Ci sono maggiori livelli di specializzazione e c'è un ampliamento dei servizi professionali. Alle professioni tradizionali se ne associano di nuove, se ne aggiungono di nuove, sempre più numerose. E si creano anche nuovi modelli aggregativi tra i professionisti. In Europa tutti i principali Stati membri hanno adottato misure che prevedono la costituzione e l'esercizio dell'attività professionale in forma societaria. Tutti questi modelli prevedono e garantiscono il controllo di queste strutture societarie da parte dei professionisti. In Italia
noi possiamo, abbiamo al solito luci ed ombre, diciamo così. Abbiamo un panorama normativo che è sicuramente all'avanguardia per quanto riguarda la tutela della concorrenza e la libertà di esercizio dell'attività professionale. Abbiamo abrogato le tariffe professionali e in questo il nostro paese è stato più realista del re, nel senso che altri paesi europei, come abbiamo visto, mantengono le tariffe professionali anche nei settori tecnici. La Germania continua ad aggiornare la tariffa che viene obbligatoriamente applicata dagli ingegneri e dagli architetti. Abbiamo l'obbligo della formazione continua, abbiamo l'obbligo dell'assicurazione professionale, abbiamo l'obbligo della definizione di un preventivo di massima al committente prima dell'inizio della prestazione, abbiamo la libertà per la pubblicità informativa, abbiamo la terzietà, e questo è un unicum nel panorama mondiale, degli organismi disciplinari. E poi abbiamo le nuove società tra professionisti. E questo è l'elemento, l'anello debole del nostro quadro regolatorio. Partite con la legge del 2011, le società tra professionisti contano attualmente solo poco più di 300 società costituite. Si tratta di un tentativo abortito che non può e non potrà decollare se non si chiarificano alcuni aspetti, in particolare l'inquadramento sia fiscale che previdenziale di questi soggetti che ancora attualmente brancolano nel dubbio. In realtà noi professioni tecniche abbiamo una peculiarità, perché dal 1994 in realtà conviviamo e possiamo operare su questi mercati in forma societaria, con una forma societaria particolare di cui poi parleremo. In Europa la percezione di questo sommovimento in senso positivo delle libere professioni ha portato la Commissione europea per la prima volta a considerare le professioni liberali come appunto possibili protagonisti dello sviluppo europeo. Le professioni liberali sono state considerate equivalenti alle piccole e medie imprese, e proprio sulle piccole e medie imprese si orientano i fondi europei e i nuovi programmi europei per il 2014 e il 2020. La Direzione Generale Imprese e Industria della Commissione lo scorso anno ha costituito un gruppo di lavoro che ha confermato e ha valutato tutti i possibili percorsi per includere e per nella gestione, nella programmazione, nell'attuazione dei programmi europei le libere professioni. In Italia le cose sono un po' diverse, nel senso che non essendoci alcun ostacolo, perché anzi il quadro normativo europeo proprio prevede il coinvolgimento, allo stato attuale i professionisti sono esclusi da ogni attività di programmazione degli interventi europei per il nuovo quadro dal 2014 al 2020. Il tavolo di lavoro a livello centrale, attivato nel 2012, ha audito oltre 300 soggetti. Tra questi 300 ci sono solo due ordini professionali, quello dei consulenti del lavoro e quello degli assistenti sociali, che sono stati coinvolti nel tavolo specifico dell'occupazione. A livello regionale sono stati attivati 7 tavoli per la programmazione degli interventi 2014-2020. Solo in un caso, nel tavolo del Veneto, i professionisti sono stati coinvolti a livello formale. Eppure l'Italia ha un profondo ritardo nell'utilizzo dei fondi europei. La percentuale di fondi spesa sui quelli assegnati per l'Italia complessivamente è del 54%. Ciò ci pone al 22esimo posto a livello europeo. Il dato del Portogallo e della Grecia, che sono sicuramente paesi più piccoli e anche tendenzialmente più arretrati dell'Italia, è equivalente.
Ma questo è a livello di fondo europeo per il sostegno regionale, cioè che è un fondo particolare che riguarda in particolare gli investimenti infrastrutturali, questa percentuale scende al 45%. È vero, noi abbiamo un problema di cofinanziamento, nel senso che questi fondi richiedono una parità di investimento equivalente dalle amministrazioni locali, e questo comporta un rischio. Infatti l'Italia sta cercando di negoziare una riduzione di questo cofinanziamento. Però abbiamo anche un problema di qualità degli investimenti. Nel periodo 2007-2012 noi in Italia abbiamo speso per il Fondo Sociale Europeo 13 miliardi di euro. 7 miliardi li abbiamo spesi in 500.000 attività che riguardavano formazione e orientamento. È una miriade di iniziative che alimenta esclusivamente il mercato del lavoro dei formatori e quindi l'occupazione di chi si occupa effettivamente di formazione. Noi abbiamo analizzato queste problematiche e abbiamo chiesto l'opinione di queste problematiche agli iscritti all'Ordine degli Ingegneri, ai 106 presidenti degli ordini, per verificare appunto se concretamente queste dinamiche di sviluppo e questa attenzione anche nei rapporti con i fondi europei fossero presenti anche nel nostro sistema professionale degli ingegneri. Allora, il primo elemento a livello organizzativo è che gli studi professionali degli ingegneri si organizzano prevalentemente ancora in forma di studio individuale. Un 20% si tratta invece di professionisti che operano in modalità non organizzata, quindi sono tendenzialmente i professionisti più giovani che si approcciano e quindi collaborano già con attività, con studi e società già avviati, e abbiamo un 13% che opera in modalità associata o societaria. Abbiamo quasi un 5% di strutture societarie, quindi di società di ingegneria, e una residualità di società tra professionisti. Occorre precisare che queste società di ingegneria nascono appunto per operare esclusivamente nell'ambito dei lavori pubblici. Hanno una regolamentazione molto stringata che le obbliga, noi lo sappiamo tutti, però magari i nostri ospiti della tavola rotonda no, hanno solo l'obbligo di avere un direttore tecnico, ma non hanno nessun vincolo in termini di capitale, non sono obbligati a essere iscritti all'ordine, eccetera, eccetera. Il fatturato degli studi professionali ovviamente dipende dalla forma organizzativa. In media esso è intorno ai 68.000 euro, però negli studi individuali scende a 40.000 per raggiungere i picchi massimi, soprattutto nelle società di ingegneria. E naturalmente si modificano anche gli approcci al mercato di queste nature. Prevalentemente l'ambito di mercato è quello provinciale, per il 56% in termini di fatturato, però esistono anche una quota significativa di fatturato che deriva da un mercato regionale e un 10% di fatturato che deriva mediamente da un mercato nazionale o estero. Nelle società di ingegneria la quota di fatturato che deriva in ambito nazionale o estero arriva al 27%. I competitor però che operano nel mercato dei servizi di ingegneria sono competitor sempre più globalizzati e sempre più agguerriti. Il principale competitor rimane il libero professionista, ma è seguito subito dall'associazione dei liberi professionisti e dalle piccole società. E c'è una quota di competitor che in ambito nazionale deriva dalle strutture medie e grandi società di ingegneria. La provenienza resta prevalentemente locale, ma è significativa la presenza di competitor su scala nazionale, europea e internazionale. Gli ingegneri competono a livello globale nel proprio mercato interno. Questo determina l'adozione di modalità organizzative informali. Non essendoci strumenti che possano essere utilizzati
dal quadro, garantiti dall'attuale quadro normativo, l'86% degli studi degli ingegneri si approccia al mercato con una rete non strutturata di legami. Il 6% con una rete strutturata e un 4% circa su società di servizi, servizi comuni. Naturalmente anche queste percentuali sono notevolmente più elevate sia della rete strutturata che delle società di servizi per le società di ingegneria e per gli studi associati, che sono, diciamo, il gradino più evoluto degli studi professionali. Lo sviluppo di una rete di professionisti è percepito come della massima importanza per tutti gli iscritti. L'86% lo ritiene massimamente importante per lo sviluppo della propria attività. Si è incantato. E arriva al 94% invece tra i giovani, tra i giovani. Quindi è una percezione che è più forte tra le giovani generazioni. I compagni di viaggio prescelti sono in primo luogo gli ingegneri, le altre professioni tecniche, però c'è una presenza significativa di professionisti che vuole raccordarsi con professionisti dell'area giuridica, dell'area economica e dell'area dell'ICT. E qui siamo alla percezione dell'utilità delle società tra professionisti, che è una percezione assolutamente enigmatica, cioè il 51% lo ritiene molto abbastanza utile e il 48% lo ritiene poco per nulla inutile. In realtà l'interesse per modalità societarie di esercizio della professione è ai massimi livelli in tutti i professionisti, però la quota di professionisti che conosce già da vicino il modello societario ha verificato come sia assolutamente inutile per evolvere le proprie modalità operative. L'interesse per partecipare ai fondi europei è massimo tra gli ingegneri, supera il 70%, tra i più giovani è la percentuale ancora più elevata, quindi c'è una proiezione verso l'Europa di tutti questi, degli ingegneri, che vedono l'Europa come il mercato di prossimità per la loro attività. Ciò si scontra però su una assoluta, una bassissima quota di ingegneri che è stato coinvolto attualmente nei fondi europei. Qui noi abbiamo chiesto una cosa molto particolare, cioè un coinvolgimento diretto o indiretto nelle attività di programmazione, gestione e attuazione, quindi qualcosa che veramente poteva contemplare un amplissimo ventaglio di possibili coinvolgimenti. E la quota è bassissima, 28%. A livello regionale ci sono delle realtà dove questo coinvolgimento è più elevato, che sono realtà dove questi fondi europei hanno in realtà una maggiore diffusione. Questo mancato coinvolgimento deriva da un deficit di informazione, cioè gli ingegneri non vengono messi a conoscenza della possibilità di poter partecipare ai fondi europei. E questo determina un vulnus per il nostro Paese. La nostra possibilità di accedere ai fondi europei deriva dalla possibilità di coinvolgere le piccole e medie imprese. Questa possibilità da noi è bassissima. In Germania, che ha un tessuto di piccole e medie imprese molto meno sviluppato del nostro, la capacità di spesa di fondi destinati a piccole e medie imprese è doppia rispetto a quella dell'Italia. E i professionisti sono l'anello di congiunzione che può legare le piccole e medie imprese ai fondi europei. No, quando gli ingegneri partecipano a questi progetti di fondi europei, le valutazioni sulla loro utilità migliorano. Noi abbiamo suddiviso le opinioni tra chi ha partecipato e chi non ha partecipato a questi fondi europei. Allora, i giudizi positivi salgono al 57% tra coloro che hanno partecipato a questi fondi europei e scendono al 31% mediamente. Quindi la presenza dei professionisti nella gestione, nella programmazione, nell'attuazione di questi fondi europei è un elemento che rende questi fondi, questi interventi maggiormente efficaci.
Gli aspetti negativi, sempre percepiti, valutati da questi soggetti che hanno effettivamente partecipato a questi fondi europei, sono quelli che noi conosciamo tutti: scarsa qualità dell'attività di progettazione, scarsa qualità dell'attività di programmazione, opacità nella gestione dei fondi e degli appalti. Tutto questo porta gli ingegneri a considerare con un'ottica diversa le strutture ordinistiche. La competizione sul mercato, l'esigenza di essere presente sul fronte europeo, l'esigenza di competere e di aggregarsi, porta gli ingegneri a cambiare approccio verso il proprio ordine. L'ordine non viene più percepito come nume tutelare o custode dell'anagrafe o nume tutelare del codice deontologico, ma come erogatore di servizi concreti che siano di sviluppo, che siano finalizzati allo sviluppo dell'attività professionale, alla partecipazione agli interventi europei e di sostegno per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Il 51% degli iscritti ritiene che l'ordine debba impegnarsi attraverso strutture ad hoc, cioè creare servizi, strutture di servizio specifiche per sostenere l'attività professionale degli iscritti. E questa percezione è identica sostanzialmente a quella dei presidenti. Anche i presidenti degli ordini hanno la stessa percezione della necessità di dover offrire questi servizi. Tenete presente che c'è una quota minoritaria che oscilla intorno al 10%, sia di iscritti che di presidenti, che considera queste attività come non conformi, non di competenza dell'ordine, guardando l'ordine come alla vecchia istituzione che doveva solo garantire l'anagrafe degli iscritti e la tutela della deontologia dei comportamenti etici dei professionisti. Questa è una quota minoritaria. Gli altri si orientano per chiedere e per offrire da parte dell'ordine, per chiedere all'ordine un supporto, una messa a disposizione delle convenzioni che mettano in contatto gli iscritti con strutture che siano specificamente specializzate nell'erogazione di questa tipologia di servizi. Per quanto riguarda gli strumenti ritenuti più utili per lo sviluppo della professione, sono quelli che noi abbiamo visto come sono ormai necessari. Sono servizi informativi per conoscere opportunità di mercato e servizi che consentano all'iscritto, al professionista, di gestire meglio il proprio studio professionale e di creare, fare rete con le altre strutture professionali. Gli ingegneri che sono favorevoli a che gli ordini costituiscono delle strutture di servizio l'accesso, per garantire e favorire l'accesso degli stessi professionisti ai fondi europei, sale al 67%. E anche qui la stessa percezione è identica a quella dei presidenti. C'è sintonia tra valutazione degli iscritti e valutazione dei presidenti. Anche qui i servizi sono in particolare quella di informativi, cioè informativi per sapere dove, quali sono i fondi che possono essere più facilmente aggrediti dai singoli professionisti, e poi dei servizi invece più concreti per la gestione della partecipazione dei bandi. Sull'incontro domande offerta di lavoro invece gli ordini sono più avanzati, nel senso che la maggioranza degli ordini ha già attivato dei servizi che facilitano l'incontro tra domande e offerte di lavoro, così testimoniando un percorso che è già avviato, che su alcuni aspetti può contare su una certa evoluzione e una certa strutturazione. E anche qui c'è una sintonia tra iscritti, tra richieste degli iscritti e servizi forniti dagli ordini. Il primo servizio che ho ritenuto più utile è quello della pubblicazione, raccolta e pubblicazione delle posizioni, della domanda di posizioni ingegneristiche scoperte da parte di aziende o enti pubblici. La seconda è un servizio di raccolta
di offerte di collaborazione da parte di ingegneri e poi c'è lo scouting appunto su avvisi, bandi, concorsi e sono le tre attività che vengono già offerte con maggiore frequenza dagli stessi ordini professionali. Naturalmente ciò comporta anche un cambiamento dei rapporti e delle richieste tra ordini territoriali, ordini professionali e Consiglio nazionale. Se gli ordini sono cambiati, chiamati a cambiare pelle, anche il Consiglio nazionale è chiamato a cambiare pelle, anche il Consiglio nazionale è chiamato a cambiare i servizi che vengono erogati nei confronti della rete degli ordini provinciali. E qui vorrei farvi attenzionare, concentrare la vostra attenzione sull'ultima delle tre colonne a destra, è quella della quota dei presidenti degli ordini che ritiene di poter e dover fare da solo per l'attivazione di questi servizi. È una quota residuale di presidenti di ordini che non vuole rapportarsi nell'erogazione e nell'organizzazione di questi servizi con il Consiglio nazionale. Al Consiglio nazionale vengono richieste due cose fondamentali che sono nuove per il suo modello tradizionale, insomma, di un modello tradizionale ipotetico che potrebbe essere quello di un Consiglio nazionale, cioè di mettere a disposizione da parte degli ordini servizi di rete, consulenza informatica, cioè una serie di servizi di rete a favore che possono essere usufruiti con cui gli ordini locali possono rapportarsi per garantire maggiori servizi e migliori servizi ai propri iscritti. La seconda è che diventi un centro di competenza sui fondi europei, un centro di competenza sulla domanda e offerta di lavoro, un centro di competenza sullo sviluppo della professione, un centro di competenza che metta a disposizione le proprie consulenze a favore degli ordini provinciali, che poi le dovranno ribaltare verso i propri iscritti. Il terzo è una richiesta di rappresentanza, naturalmente a tutti i livelli, e questo è un compito, come dire, istituzionale del Consiglio nazionale che già normalmente svolge. Allora, il quadro che viene fuori da questa indagine è che a livello europeo e a livello nazionale i professionisti stanno evolvendo, sono entrati in un futuro e stanno operando in un futuro che stanno cercando di descrivere e declinare con maggiore attenzione. Un futuro fatto di competizione, di offerta di servizi multidisciplinari, di offerta di servizi multiprofessionali, di offerta di servizi capaci di competere su mercati nazionali con competitor che vengono dall'estero che sono organizzati in forma societaria. C'è un passaggio, parallela evoluzione da parte degli ordini provinciali che stanno cambiando pelle, hanno percezione che non possono accontentarsi delle funzioni, delle vecchie funzioni, ma devono trasformarsi in erogatori di servizi. E c'è a sua volta un percorso da parte del Consiglio nazionale che sta cercando di costruire dei servizi di rete da mettere a disposizione appunto degli ordini professionali. L'esempio del WorkING che insieme a noi, il Consiglio nazionale, a noi Centro Studi, il Consiglio nazionale sta elaborando, che è una piattaforma dove le domande delle imprese e le offerte degli ingegneri possono incontrarsi a livello nazionale, ne è un primo esempio. A livello istituzionale e politico, come al solito, in Europa si è già percepito questo mutamento e si è cambiato atteggiamento verso le professioni. A livello nazionale ciò non è ancora avvenuto. Le istituzioni faticano a includere i professionisti nell'attività di programmazione e progettazione dei fondi europei. Gli opinion leader hanno ancora questo sguardo legato alla liberalizzazione dei servizi professionali, e anche i media continuano a avere sostanzialmente questo approccio un po' così retro. Però le professioni sono in cammino, gli ingegneri sono in cammino,
sta appunto a tutti gli altri attori istituzionali di questo paese accorgersene e accompagnarli in questa evoluzione che li sta aprendo il futuro. Grazie.